Il punto di partenza che mi ha subito attratto è stata la dimensione dello studio. L'idea di portare avanti il lavoro in un luogo che ti permette di dividere vari progetti diversi, ma allo stesso tempo di distinguerli. E questo era un desiderio che avevo. Ho spostato il lavoro, diciamo, sul tavolo direttamente sulle pareti. E quindi in realtà ho cercato di riempire lo studio col mio stare in questo spazio. E quindi la stratificazione del tempo, reso conto della giornata, ce l'ho davanti, no? Quando vado via dallo studio. E il giorno dopo aggiungo un'altra parte, poi aggiungo ancora. E l'altro aspetto interessante della residenza è che il luogo dove tu lavori è poi il luogo dove tu mostri le tue cose. È un po' un'allucinazione, l'opera, no? Quindi ti dà una sensazione, che magari non corrisponde al vero, la raffigurazione in qualche modo di qualche cosa attraverso altri materiali. A me piace molto l'idea della percezione, diciamo, sensoriale, no? Rispetto ai lavori, per cui appunto l'olfatto, il tatto, la vista. Questo alle mie spalle è uno studio che ho realizzato qua ed è la prima cosa che ho fatto ed è stato un luogo nel quale tornare per realizzare invece il lavoro principale che è un wall painting. L'idea è della mostra trasformare lo spazio nel set per una colonna sonora. Ho chiesto a un'artista americana che si chiama Patricia Fernandez di scrivere una sceneggiatura e l'ho utilizzata per realizzare questo dipinto, questo disegno, che è fatto con dei gessetti colorati. Gli strumenti musicali che invece ho realizzato l'anno scorso saranno presenti nella mostra e saranno suonati da due compositori di musica contemporanea che ho conosciuto qua a Roma, che si chiamano Lorenzo Troiani e Gabriele Rendina. Loro, praticamente partendo dalla sceneggiatura, hanno ideato delle composizioni che suoneranno loro stessi dal vivo. E il terzo passaggio, diciamo, per completare la colonna sonora è che appunto il dipinto in realtà si può leggere. E poi c'è anche il rapporto con i Foley Artist, che è questa figura dell'industria del cinema che doppia, diciamo, i movimenti dell'attore, per cui dà suono a vari oggetti che si vedono nei film, ma che non hanno suono, non è stato registrato in presa diretta o altro. E quindi l'aggiunta, diciamo, ulteriore che farò durante la durata della mostra è quella di creare i rumori ambientali della storia. Per cui l'idea è portare dal vivo una soundtrack e dargli vita, diciamo, nello spazio. Un procedimento abbastanza naturale, perché appunto, essendomi nutrito d'arte fino adesso, anch'io mi sono scoperto comunque inconsapevolmente di citare delle sfumature che possono ricordare alcuni movimenti storici, artistici. Quello che ho fatto viene da un'idea molto semplice, cioè quella di utilizzare questo font tipografico che ho progettato direttamente sul muro e a matita, a mano libera. E quindi ho iniziato a renderlo un procedimento in realtà all'inizio più semplice, perché avendolo utilizzato per dei ricami o per delle stampe non c'era tutto il filtro, diciamo, della tecnologia, perché è la prima volta che in realtà presento un lavoro che ha a che fare col disegno e con la pittura. Di solito questi riferimenti ci sono, ma sono più velati in una scultura o in un'immagine. Invece qui vedi proprio il segno dato dalla mia mano, quindi è abbastanza intimo come approccio. E poi su una scala ingrandita, per cui vedi i difetti, vedi il cambio di manualità, il ripensamento, l'errore. In realtà, quello che faccio, quello che mi viene da fare è quello di prendere
vari spunti da tante cose e quindi costruirmi autonomamente un'idea di sviluppo personale che non si rifà a una persona in particolare, al lavoro di un artista o di un musicista, cioè mi piace comunque vedere, mischiare più visioni, perché secondo me è proprio quando tu hai difficoltà a mettere insieme, a dare un ordine alle cose, che il tuo ingegno in qualche modo, soprattutto quando dormi, cerca di dare una sequenza, un criterio. Non sempre ci riesci, però in qualche modo, penso che l'urgenza di un lavoro, di un'idea nasca proprio da una necessità di dargli un senso. A me interessa questo aspetto qui della relazione col pubblico, no? E con la musica. Questo lavoro qui, che è pittorico, si stacca dal muro e diventa un supporto, no? Da interpretare con la voce. Lo riempie col suono, con una presenza appunto di un corpo. E diventa altro, no? E poi in qualche modo te lo porti a casa come un suono. Questo per me è come una canzone, no? Un racconto che però è anche una melodia.